Allora, siamo da Infront, siamo venuti a fare un salto d'urgenza perché il direttore generale di un'azienda che fa le corse non può stare mai tranquillo e quindi abbiamo un po' di temi da affrontare. Ovviamente il primo riguarda, se possibile, una panoramica del Mondiale Superbike, per quello che sta succedendo, per quello che sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista politico-regolamentare. Le cose più importanti che riguardano la stagione prossima e diciamo così anche le vicende sportive e tecniche si riferiscono a un regolamento nuovo che è stato annunciato in alcuni suoi aspetti. Sì, noi è da diverso tempo che stiamo valutando insieme ai team e ai costruttori delle soluzioni che possano portare a un contenimento dei costi. La situazione economica è sempre molto difficile, le vendite di moto continuano a languire, quindi è ovvio che le aziende, i team fatichino a trovare le risorse per poter competere in un campionato del mondo. Per questo abbiamo valutato tante possibilità e alla fine ci siamo convinti che il portare ad una moto solo per pilota ciò che è consentito per regolamento durante il weekend di gara fosse la soluzione che poteva portare un risparmio effettivo ed immediato. È chiaro che è una soluzione abbastanza scioccante, ma crediamo che nei momenti difficili bisogna prendere delle decisioni importanti. Questa decisione devo dire che con livelli di gradimento diversi comunque è stata condivisa da tutti quanti e quindi è stata definita e verrà applicata a partire dal 2012, quindi ogni pilota avrà una moto nel proprio box, nel camion ci potrà essere un rolling chassis, quindi un telaio preassemblato ma comunque senza serbatoio, motore, airbox, scarichi. E quindi riteniamo che questo possa portare a un risparmio nell'ordine dei 200.000 euro circa a team per ogni pilota, perché probabilmente i team potranno anche rinunciare a uno o due meccanici. E in un momento difficile come questo, pensiamo che risparmiare una cifra del genere sia molto importante. Quindi nel caso di una caduta di quelle spettacolari, eclatanti, di quelle insomma, piegatelaio, insomma, c'è il rischio che non si riesca, in caso di warm-up o in caso di gara 1, a riprendere la gara successiva. È un rischio concreto questo? Avete fatto dei calcoli, delle valutazioni su quante volte il danno è tale da non consentire più, la ripresa della gara in un caso come questo? Noi non riteniamo che potranno succedere dei casi del genere. Innanzitutto quest'anno abbiamo introdotto la regola della moto singola per pilota in Supersport, ha funzionato molto bene, la griglia è passata da 18 a 30 piloti permanenti e quindi voglio dire, sembra che questa soluzione abbia consentito di liberare risorse nei team per poter schierare più piloti. Non è mai successo che un rider della Supersport non abbia partecipato alla gara, nonostante gli incidenti succedano anche in questa categoria. È chiaro che in Superbike ci sono due gare, ma è altrettanto chiaro che abbiamo rivisto gli orari, soprattutto del sabato e della domenica, in modo da avere sempre almeno 2 ore di tempo tra una sessione e l'altra di prove o di qualifiche, e solo il sabato tra la fine delle prove libere e l'inizio della Super Pole c'è un'ora e 45, che secondo noi è più che sufficiente per ricostruire una moto anche incidentata in modo serio. Tra l'altro, sempre su richiesta delle squadre, i turni di prove sono diventati tutti in Superbike da 45 minuti e quindi anche qui c'è una riduzione di tempo in pista che ovviamente potrà portare magari a una maggiore difficoltà nella trovare la messa a punto ideale per la gara, ma anche questa è una soluzione che consentirà di girare un po' di meno, consumare meno motori e quindi risparmiare dei soldi. Ci sono però delle critiche legate al fatto che un risparmio, si otterrebbe un risparmio più concreto e più, diciamo così, diretto, diciamo, più utile, ecco, insomma, è stato definito così, limitando l'elettronica o tornando ad un'elettronica più vicina a quella della serie. Più di uno si è espresso in questa direzione. Sì, più di uno si è espresso in questa direzione, ma nessuno ha poi
e poi è stato in grado di portare avanti una proposta seria che riduca veramente in pratica i costi di gestione di una squadra. Oggi bisogna dire che quello che era elettronica di fantascienza 5 anni fa è invece abbastanza una tecnologia accessibile per tutti a costi abbastanza ragionevoli. Le moto di serie hanno, le di ultima generazione hanno già di per sé un'elettronica molto sofisticata, prendiamo ad esempio la BMW S1000RR, e non è pensabile che la moto superbike abbia un'elettronica inferiore a quella di una moto di serie. Ci sono state molte proposte sul tavolo, le abbiamo anche valutate seriamente, ma in questo momento non ci sembra che ci sia la soluzione da questo punto di vista che possa portare a un risparmio immediato. Ci sono anche le posizioni di alcuni costruttori che, facendosi in casa l'elettronica, ad esempio Aprilia e BMW, sono decisamente contrari a questa soluzione e quindi abbiamo dovuto tenere presente anche la loro posizione. Quindi è un risparmio più concreto si ottiene dal punto con questo intervento logistico organizzativo, piuttosto che con un intervento di tipo tecnologico che in effetti non forse ridurrebbe anche la sicurezza in alcuni versi? È una possibilità. È chiaro che l'unica soluzione seria potrebbe essere una centralina unica con diciamo delle possibilità limitate di utilizzo della propria capacità. È una soluzione che è stata adottata in altri campionati. Noi riteniamo che un prodotto come la Superbike che utilizza un campionato come la Superbike che utilizza moto derivate di serie, da questo punto di vista debba avere una certa libertà. Ci sembra che la crisi economica abbia abbastanza livellato le fughe in alto di alcuni costruttori e che ci sia tutto sommato un livello abbastanza bilanciato anche da questo punto di vista. È chiaro che l'elettronica è un tema su cui continueremo degli approfondimenti. Ci sembrava che comunque trovare una soluzione condivisibile per tutti prendesse troppo tempo e abbiamo deciso invece che era il momento per fare qualcosa di concreto che avesse degli effetti immediati dal punto di vista economico, ed è questa la scelta che abbiamo fatto.